Siamo al bar da Bubone, vicinissimo allo stadio, perché oggi gioca il Foggia. Quando gioca il Foggia ci si ritrova tutti qua al bar. Si beve, si ride, si scherza, ma si fa anche cose solidali, perché stiamo aiutando un amico tifoso storico del Foggia, Emilio Cavelli. Gli abbiamo prima sistemato la casa con l'aiuto di tante persone che hanno collaborato a Foggia. Ora invece stiamo cercando di comprargli una bici, perché è quella che ha in rotta, e quindi qui gli amici rinunciano pure a una birra per contribuire all'acquisto di questa bicicletta. La popolazione qua si è imparata a aiutarsi da solo, cioè vi aiutate uno con l'altro. È quello che ci caratterizza un po', ci diamo una mano uno con l'altro, quindi quando c'è qualcuno che ha bisogno basta chiedere e si aprono le porte, insomma. E voi che state aspettando, che gioca il Foggia oggi? Eh beh, è normale. E mo chi è? I malanni di stagione, e chi se ne frega? Io ho le Immunity Gum, queste aiutano il sistema immunitario tutti i giorni in maniera piacevole masticando una bella gommina la mattina, e state a posto. C'hai sempre fame, non ti riesci a regolare, e un aiuto c'è. Eccolo qua, il glucomannano. Due capsule prima dei pasti con abbondante acqua si gonfia nella pancia assorbendo l'acqua e ti dà senso di sazietà. Tutto in maniera naturale, mangi di meno, so fibre, vai al bagno più spesso e stai meglio. Questa è la vigilia di tutte le domeniche prima della partita del Foggia. E quando gioca fuori casa che fa? C'è chi parte da anni, quindi ci organizziamo. E chi non parte viene sempre qui. Chi qua. Non parte sta qui. E là dove la vedete la partita? Qua. Qui, dal bar da Bobbone. Ah, da Bobbone siete pure la partita. Siete pure la partita, sì. Ma c'è qualcuno che non entra allo stadio e se la vede da qua? Qualcuno sì. Sì, sì, siamo ancora abbastanza operativi. Una lunga storia attorno al Foggia, saranno 22-23 anni che seguiamo assiduamente in casa e in trasferta. Prima eravamo gruppo organizzato, regime rosso-nero, poi per una serie di vicissitudini ci siamo messi da parte. Però siamo sempre abbastanza operativi, cioè in casa, in trasferta, facciamo a volte un furgone, a volte facciamo un pullman, seguiamo sempre la curva. Anzi, forse da quando abbiamo tolto lo striscione abbiamo tolto un sacco di problemi ed è riemersa il valore dell'amicizia. Beh, io sono singolo adesso, però sono stato fidanzato tanti anni e ho condiviso tranquillamente la passione, perché cioè, se la vivi bene, la vivi più che viverla bene, la devi vivere seriamente. Se la vivi seriamente l'accettano. Ah, eccolo! È lui! Salve! Salve! Come va? Tifoso storico il Foggia poi! Quella è la carriera, torna in carriera, Emilio torna in carriera! Torna in carriera, Emilio torna in carriera! Torna in carriera, Emilio torna in carriera! Sapete questo? Come andava a fare? Applauso a Emilio! Emilio è uno! 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 Emilio dice poco, però comunica tanto. Ti vuoi raccontare che abbiamo sistemato casa, gli amici hanno contribuito, sì, ora stiamo comprando la bici. Sì, lo so. Però francamente io vado piano piano e non chiedo niente a nessuno. Per quanto so bene. Beh, non piangere mo. Era mai di Regol, c'era lui, insomma, che lo intervistano davanti al bar e lui dice che è un giornalista, non mi ricordo il nome, gli ha messo la diffida che qui non deve parlare, non deve passare, capito? Dice, che se passa da, gli ha detto che lui. Se passa da qua, lui dice tutti sanno che io ho il coltello. Quando era più giovane, un Emilio più in forma di adesso. Però quando vado a Roma, per quando sono romanista, sono di casa. Dove vado, la piazza mia preferita è Piazza del Popolo, il Canoa, il Bologna. I bar quelli di lusso. Che sono orgoglioso e vengo rispettato. È capito buono. Te guarda tu, eravamo 73 anni mio, vivo da solo, mangio, bevo e mo dov'è?
e beva birra dei 7 a mattina con noi. Porca essi si è rotta, si hanno rotto. Signora, non gli facendo caso, cornuto era e cornuto è rimasto. Vuole superare a me. Lunga e largo per l'Italia, per sempre canteremo Forza E. Praticamente un ritrovo. Ben ritrovati tutti qua. Ci ritroviamo tutti qua dal nostro amico Bobone. Si chiama Bobone perché? Perché quando era piccolo andò a sbattere di testa nel muro, si è rotto il muro e lo chiamarono Bobo. Ha sfondato lui il muro. Sì, ha sfondato il muro. Ha preso questa nomea qua. Però. È possibile rifiutare l'ospitalità che continuano a portarmi di tutto, alla fine io sono stemmio. Siamo sempre pugliesi. Sei il fratello di Vladimir Luxuria. Sì, è sempre stata, diciamo, tra virgolette, indipendente. Però è sempre aperta a discorsi politici, fa attività politica. Per rappresentare poi comunque sempre tutta una serie di categorie, i suoi ideali, esatto, eccetera. Però lo fa sempre in maniera pulita. Cioè io sono orgoglioso di lei perché... Tu sei il fratello più grande o più piccolo? Più piccolo. Sono il piccolo. Che non sembra. A barba. Chiamalo piccolo. Ma Vladimir Luxuria, credo. No, di Foggia. 19 anni più piccolo tua sorella? Sì. Tu quanti anni c'hai? Devo fare 39 a settembre. Sì, Vladimir, sì. Abbiamo spoilerato l'età. A giugno fa 58. Porco cane. Tu in realtà non hai vissuto proprio la transizione? No, in casa no, però diciamo vivevo, io sono cresciuto a Candelaro, adesso nel quartiere dove vi hanno portato prima, per là un'infanzia difficile, case popolari, non era facile. Io comunque ero sempre il fratello di... E subito da piccolo l'ho sempre difesa, anche da prima che diventasse parlamentare, tutte le cose, perché comunque era sempre sangue del mio sangue. Non esiste nulla, esiste solo il bene e il male. Tu puoi fare quello che vuoi, basta che non rompi i coglioni agli altri. Diciamo, questa è la mia filosofia di vita. In realtà poi è il famoso pregiudizio che in realtà riesce sempre a prevalere, no? Sì, purtroppo noi diamo sempre più peso alle ragioni che ci dividono piuttosto a quelle che ci uniscono. Certo. Anche nello stadio spesso succede tutto questo. Io lo vedo, diciamo, ho una certa esperienza a livello di stadio pure. E spesso diamo più peso alle cose che ci dividono piuttosto che alle cose che ci uniscono. Una frase che dico sempre ai ragazzi. Oggi, dopo tanti anni allo stadio, forse riusciremo un domani a riportare le famiglie intere, i bambini nelle curve. Questo sarebbe bello. Oggi è... Ma con un biglietto di Serie C a 20 euro, come la fai a portare una famiglia in curva? Cioè allo stadio. Cioè un biglietto di curva costa 15 euro, come la fai a portare una famiglia? Cioè io vengo io madre, fai questo, cioè la famiglia con un bambino, ci vuole la 50 euro. E di sti tempi come fa? Metti i biglietti a prezzi ragionevoli e vedi che le persone come vengono a vedersi, cioè come vengono allo stadio. Cioè, tu per esempio vedi a Roma che hanno adottato una politica sui biglietti di un certo tipo, hanno riempito lo stadio. Io a Foggia, se una gradinata mi costa 20-22 euro con la prevendita, come faccio a venire con la famiglia? È impossibile. Cioè si è perso il contatto con il basso, siamo una società troppo artefatta, si insegue troppo la cosa esagerata, quando invece la bellezza è nella semplicità, nelle cose semplici, nel vogliamoci bene, vedi noi qua in un bar, ci vediamo, la gente sta bene, si diverte, poi chi va in tribuna, chi va in curva nord, chi va in curva sud, siamo tranquilli, passa la tifoseria avversaria, se c'è da fare casino facciamo casino, se è stata a stare buoni stiamo buoni, se è stata a offrire da bere offriamo da bere, però c'è semplice, senza troppi artefatti, senza troppe... Chiaro. Questo è il bar, è l'interno, facciamo il bar pure come è dentro, perché sì, se no... Com'è? Perché tutti fuori ma nessuno entro, bella. Buona salute. Ma si è fatta la foto, sì? Sì. Ma tu non hai detto niente? No. Tu sei storico come tifoso? Sì, abbastanza. Come ti chiami? Franco. A livello di tifoso come ti inquadreresti? No, sono un tifoso non di quelli... Sono abbastanza tranquillo, insomma. Ma se tu vieni con la compagna però? Sì. Ogni tanto mi porta. No, perché io mi sono domandato sta cosa. Le donne poche ce ne so. La maggior parte stanno a casa. E una dice, domenica famo qualcosa. E stanno sempre allo stadio. No, io unisco due cose che amo molto, capito? Sì. Ma tu pure tifi allora?
solo per accompagnarlo. Non sei tifosa? No. Sono un uomo fortunato. Ah, vabbè, oh, che ti accompagna domenica non è una cosa. Questo è l'interno del bar, è storico qua, poi vabbè, si può vedere pure la partita. Buonasera. Buonasera. Una birra. Un caffè io volentieri. Un caffè con la signorina. Io non sono che a sera. Proviamo, proviamolo, va. Proviamolo, vai. Chi mastica calcio beve Borghetti. Beve Borghetti, assaggiamolo. Un goccetto pure a me. Eccolo qua, di che squadra sei? Di che squadra ti fai? Juve. Juve! Come Juve? Raga, uno scoop! Che cos'hai qua? Tu in che squadra giochi più che altro? A che scuola calcio vai? Foggia! Hai visto? Sì. Pure tu sei tifoso sfegatato? Non sono sfegatato, vengo di Rado. Ah, sta a Roma. Sta a Roma. Sì, sta a Roma. Se n'è partito. Ah, è andato dalla sorella. Ah, noi veniamo qua e lui parte. Sì, sì, sì. Ma è vero che ha sfondato col muro, la testa col muro? No, non è vero. Ah, non è muro che ha la testa. Perché c'ha la testa grande. Una bugia. Ah, no, perché io chiedevo, ma chi? Perché un soprannome che gli hanno da quando era piccolo. Da quando era ragazzino. Luca, una tenda. Non è vero. Lui è un aiutante allora. Lui è un amico, noi siamo amico. Una famiglia, non siamo amici. Siamo dallo stadio me ne vengo qua. Grandissima famiglia, e ci vogliamo bene. Loro sono tutti quelli che hanno cresciuto i miei figli, sono zii, amici, è una famiglia, niente di meno. Diciamo che il calcio ci ha portato pure. Che uno tante volte pensa al tipo violento, invece poi tutti qua ride a scherzare. No, 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 oggi pure... è un po' più caldo. Ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, balliamo. La mia famiglia, i miei figli e io siamo entrati qui grazie a mio marito, perché lui il tifoso sfegatato. Il tifoso sfegatato. E ci ha portato in questo nuovo mondo. E grazie a questo nuovo mondo abbiamo trovato questa grande famiglia. Di passione una cosa, sei una persona seria, fai cose molto. Io ti seguo. Io ci provo, no, io ti ho seguito fino a mo' a tutti quelli che hai fatto. Da bomba anarchica, hai visto queste cose. Mi piace. Cioè non sei il classico giornalista che hai visto va. Ma io proprio giornalista zero, anzi io sono mal visto ai giornalisti. Quindi quanti metri mancano allo stadio? Pochissimi metri allo stadio, già è visibile. Lo Zac. Quanti metri prima della partita? Adrenalina. Calorosi, foggiani, calorosi. Tu non mi pare che sei tanto attivo, sei ammessa già con i ragazzetti. No, perché già lo so che poi non mi fanno entrare, capì? Sto conservando le forze. Il biglietto, un po' di cose normali qua. Cioè c'è anche un sistema per trasferire. Qua comandano l'ultras, ci punta vasta. Qua non è come a Ram, qua comandano l'ultras, vasta. Potremmo vederlo un pezzetto allora? Sì, puoi vederlo. Pensi che riusciremo a entrare? Sì. Cioè qua questa è una città un po' troppo calda, Cicalone, oggettivamente parlando. Non so se l'avete sentita nei TG, nelle cose, c'ha i suoi problemi. Però comunque io per esempio se esco da questa città non mi sento protetto, nonostante tutti i problemi che stanno in questa città. Se io vado già fuori per dire a Roma, io già non mi sento a mio agio. Beh, è molto compatta, ho visto. Poi ho visto anche il rapporto che c'è tra di voi. Sì. C'è anche il bar che è familiare. Com'è? Il bar è storico. Quello è. Il bar è bello, è l'amicizia, condividere, l'aggregarsi, divertirsi. A me piacciono queste cose. Poi sono nato ultras e morirò ultras. Basta. Da sempre? Da sempre. Difficile. Ma anche i genitori, o sei nato, cioè tu proprio sei nato ultras. No, a me tuo. Questa passione me l'ha tramandata mio padre. Ah, ecco. Io continuo naturalmente perché mi piace. Certo. Ma regà, per me comunque i video dello stadio dobbiamo continuare, Simo, perché sono troppo belli. Io lo dico e lo ridico da tanto. Facciamo i video dello stadio, troppo bello. Proviamo a entrare nella curva sud del Foggia. Io qua vedo dura, regà. No.
accesa? Bellissimo. Siamo appena entrati realmente nello stadio, curva sud, eccoci. Lo devi fare prima, devi andare direttamente. Vieni che devi andare direttamente. Vai. Qua in curva sud oggi gioca il Foggia, vediamo un po' raccontare com'è, guarda come sei del campo. Ogni te lo cambio.